Ok, buonasera. Questo è un tentativo di realizzare una testa di Pustur con il famoso software VXM, o meglio Vox Edit, per creare NFT sulla piattaforma Sandbox. Come mai vi cito Sandbox? Perché c'è un bellissimo concorso, c'è stata una sorta di collaborazione molto importante fra queste due grandi piattaforme, una è The Sandbox e l'altra è Star Atlas, con un contest in cui ci saranno in palio fino a 20.000, un premio di addirittura corrispondente a un NFT che vale più di 20.000 euro, che è una nave spaziale di Star Atlas, che si trova anche sul marketplace andando su staratlas.com, e qui troviamo anche la nave che è in palio, che è molto bella, è tra le ultime uscite, la penultima mi sembra. Ecco il Boat, sono delle navi molto molto belle che rendono anche dei soldi attraverso lo staking. Ma torniamo alla nostra piattaforma di Sandbox. Sandbox, dovete andare su Sandbox Game, pure sandbox.game, e farvi l'account. È sempre molto, molto importante farsi prima un account e scaricare il vostro Box Edit con download. Una volta scaricato e installato, come si installano tutti i programmi, non sto a fare un tutorial per installare i programmi, tutti sanno come si fa. Avete la possibilità di creare dei pixel, con i pixel non più bidimensionali, ma dei pixel tridimensionali, che hanno proprio un nome specifico, per realizzare degli avatar all'interno di questo fantastico piattaforma, questa fantastica piattaforma. Adesso proviamo subito a fare qualcosa di nuovo. Andiamo sulla home, questo non lo salviamo perché non mi interessa. Una volta scaricata, questa è l'interfaccia molto semplice, suddivisa in queste parti a sinistra che sono il modellatore, l'animatore per creare animazioni, block e templates in cui ci sono già delle figure pronte e modificabili, però creiamo un qualcosa di nuovo. Create new asset. Selezioniamo dove salvarlo, quindi cominciamo a salvare test, per esempio 001, e save, oppure creiamoci anche una cartella nuova per salvare alcune cose in maniera più ordinata. Quello che vediamo sono tre assi. È un software in realtà molto simile a tutti i software di modellazione 3D, come ad esempio Blender, molto molto più semplice, ma utilizza questi pixel tridimensionali, tanti cubetti. Vi ricorda qualcosa? Vi ricorda niente? Sì, il famosissimo, no, dai, il famosissimo Minecraft. Ci sono quei giochi fatti tutti a cubi, il principio è lo stesso. Questo sandbox è un metaverso che è tutto realizzato con oggetti, con paesaggi, con personaggi a cubetti. Questi sono tre assi degli assi cartesiani, X, Y, Z. Questa freccia sta a darci, ci indica qual è di solito il piano orizzontale. Partiamo da questi strumenti. Questo è lo strumento matita, con questo creiamo i nostri pixel, cliccando su quest'altro strumento di sopra e selezionando un punto qualsiasi. Vedete, c'è una griglia invisibile che è composta da tanti quadratini. Se io clicco, ottengo il primo mio cubetto. Con la rotellina del mouse posso zoomare e andare avanti fino a ingrandire quanto voglio. Si possono creare quindi delle forme utilizzando semplicemente questi cubetti. Più si clicca sulla faccia che lampeggia e più si possono creare appunto queste parti. Questo
quello sbagliato, l'ho scritto, l'ho fatto lontano, per cancellarlo basta andare su gomma, selezionare e si cancella automaticamente. Per cambiare colore, seleziono la paletta, anche la paletta si può cambiare, si possono importare le palette, creare nuovi colori, per esempio se voglio un nuovo colore fatto da me, clicco su più, poi vado su blu e metto questo blu molto scuro e creo, mettendo ovviamente questo simbolo, mi creo i nuovi cubetti. Sbagliato perché sto andando molto velocemente a caso e andando in 3D, quindi è ancora più complesso. Si può vedere anche la pianta e l'alzato. Se io vado su questo, ecco, ho due visioni simultanee di quello che sto realizzando. Da questa parte ho il retro, posso andare a sinistra, posso muovermi su tutti i piani per cancellare. Ecco questo, in questo modo siamo molto più precisi. Ma tornando alla nostra realizzazione dei vari elementi, questo è il più semplice, il pixellone, il pixel con cui posso piano piano costruire, sempre tenendo questo strumento, questa è la gomma che cancella, posso costruire la mia forma nello spazio. Posso anche disegnare direttamente, se vado per esempio su top, vedo tutto dall'alto e diventa più semplice, rimango su un piano. Vedete laggiù si sta formando qui il piano. Si possono avere anche visioni più complesse, simultaneamente si vede sia la pianta che l'alzato che il profilo. Quindi disegnando qualcosa su un lato diciamo non si sbaglia in profondità se uno si sposta di lato oppure di sopra o di fronte e ha la visione anche simultanea. Per cancellare, torniamo a quella 3D, tanto ci interessa questa, per cancellare bisogna andare con questo strumento, per esempio cancellare una grande porzione, selezionare e in automatico, se avessi messo la gomma, avrei cancellato tutto, la gomma dà questa cosa rossa. Vedete, mentre il colore, se sto creando una selezione molto grande, vedete, questo mi crea addirittura delle parti in 3D, sempre rimanendo all'interno dell'area di lavoro. Ricancelliamo tutto con la gomma. Ecco, selezioniamo e cancelliamo. Se io voglio creare una linea, clicco su linea, mi sposto su un puntino. E mettendo questo strumento e creo una linea in pochi istanti, creo una linea cambiando colore, ricordiamoci, non si cambia di qua, altrimenti cambia quello che sto disegnando e realizzando. Per cambiare colore o aggiungo uno nuovo oppure utilizzo quelli delle palette, che ripeto si possono anche importare delle palette standard. Adesso c'è una cosa molto importante: quando io disegno ho una griglia che è 32x32x32, corrisponde circa, non proprio a un metro, mi sembra che sia una quarantina di pixel per metro. Ecco, vedete, mi è cambiata tutta la risoluzione della mia area di lavoro. Se voglio creare invece ecco, questo crea una parte molto più importante di solido. Posso andare anche in altezza, se mi appoggio sulla parete, che ho la parete, ma posso anche trascinare per creare velocemente un solido. Se invece voglio creare una parete, ora ricancelliamo tutto quello che abbiamo fatto che ci dà solo fastidio. Con questo, cliccando sulla parete, avendo lo strumento giusto, mi riempie proprio tutta la parete. Cambiamo colore, mi crea una parete, ecco un elemento in 3D. Essendo molto minimale, non si possono creare delle curve, dei bezier come in Blender. Ma in questo modo si possono realizzare velocemente queste
questi avatar, questi oggetti, questi paesaggi con lo stile di sandbox. Ecco, in questo modo posso cambiare. Se sbaglio colore si può anche, ecco, in questo modo si riempie tutto lo spazio. Se io clicco su questo secchiello, riempio tutto lo spazio vuoto dove vado a lavorare. Ecco, qui mi ha creato una forma piena. Questa forma piena io la posso anche scavare, posso andare per procedimento inverso, posso creare tramite i cubetti oppure posso toglierli, e li tolgo o utilizzando pixel per pixel, anche andandoci sopra, anche così si possono togliere le cose anche disegnandoci proprio sopra, oppure con la linea. Vedete, si crea proprio il vuoto, sto facendo questa sorta di cubo Borg. Con la selezione si toglie tutto in profondità, cioè si fa un buco praticamente all'interno, però tridimensionale, all'interno della nostra forma. Con la rotellina mi sposto anche dentro. Per essere preciso, quando tolgo i pezzettini posso andare su queste icone qua su, che faremo comunque successivamente. C'è ancora da finire una cosa, ricordiamoci il cambio dei colori, così creo i pixel. Cancelliamo questa parte così si vede meglio. Cancelliamola con la gomma così siamo più precisi. Per creare i pixel uso questo strumento, mentre per colorare i pixel uso la tavolozza. Seleziono il colore e poi mi sposto su ciò che voglio, utilizzando ovviamente o la penna o la selezione grande o la linea o la penna. Posso colorare delle parti, gli si può dare anche una forte luminosità a ciò che sto colorando, cliccando su questo, su questa stella, specie di stella. Vedete, in questo modo diventa quasi luminoso, come se fosse una luce. Ci sono altri strumenti che vedremo dopo, si possono creare più parti dello strumento, di un oggetto, e memorizzarle e riassemblarle successivamente. Adesso, se io clicco qui sopra, che succede? Aspettate, prima facciamo una cosa. Cliccando qui sono molto preciso nei quadrati, cioè posso vedere, i cubi, scusate, posso vedere i quadrati quando ho impianto. Quando è così vedo dei quadrati, però sono sempre dei cubi. Posso andare a toglierli, colorarli in maniera molto più precisa cliccando su questo primo cubo. Sto già utilizzando gli strumenti superiori. Colore, cambio colore, togliere i pezzettini con la nostra gomma. Togliere intere facce cliccando così, così si può togliere proprio tutta una facciata. E con quest'altro strumento invece si va a selezionare proprio una parte e a toglierla. Se devo fare un foro, una finestra, aprire un varco da qualche parte. Se invece voglio copiare, per esempio, questo colore, mettiamo non mi ricordassi esattamente come ho fatto un certo colore, e disegnarne un cubo vicino con lo stesso colore, le stesse proprietà, vado su questo strumento contagocce, seleziono questo verde e clicco dove voglio una volta, scusate, questo, seleziono il colore e vado a disegnarmi il mio cubo. Se noi clicchiamo qui, che succede? Come mai non mi sta facendo niente? Perché sono al limite in altezza del mio spazio di lavoro, che è un cubo. No, se io esco, non posso disegnare al di fuori di queste coordinate, devo essere sempre all'interno dello spazio che mi sono prefisso di realizzare. Quindi vado qui e mi crea dei cubi proprio con il colore che ho copiato tramite il contagocce, molto simile a Photoshop, Blender o qualsiasi altro software. In questo modo
copiato esattamente il colore che avevo già realizzato lì. Ora, più o meno siamo arrivati, questo è ecco, lo strumento selezione, dove ci sono anche gli assi cartesiani, posso con questo strumento spostare proprio gli oggetti che seleziono. Seleziono questi, ecco, li sposto tramite l'asse delle ordinate, delle ascisse, le ordinate, o l'asse Z, che è questo blu di solito. Si può proprio spostare. Una cosa molto importante, se io sto realizzando dentro lo spazio di lavoro, che è sempre un cubone gigantesco, posso aumentare, raddoppiare o dimezzare la risoluzione cliccando su uno di questi due cubi. Se io clicco qui sopra, leggete questi numeri 40, 40, 40, me li ha raddoppiati. Adesso ho una risoluzione doppia, 80 per 80 per 80. Qui si possono fare già delle cose molto più complesse, come entrare nei dettagli, nei particolari, sia scavando, sia aggiungendo, sia colorando. Ecco, in questo modo posso colorarlo per singolo pixel, pixellone quadrato, credo si chiami voxel. Adesso, la parte superiore non è ancora finita, si può anche andare come procedimento inverso, cioè dimezzare via via 40, 20, così, oppure addirittura 10 o 5, 5 cubettoni, ci si fa veramente poco, però in alcuni casi potrebbe essere interessante utilizzare anche così pochi elementi. Spostandosi sulla faccia da cui si vuole partire la realizzazione, la costruzione del nostro cubetto, qui non ce lo fa, ricordiamoci, perché siamo in alto, siamo al limite, non si può disegnare oltre, si può disegnare all'interno del nostro cubo, del nostro spazio di lavoro a cubo. Che succede quando io premo questi tasti? Mi sposta in alto il lavoro. Questo si vede un po' male. Però cerco di farlo un po' meglio, cancello qualche cosa perché è una cosa piuttosto importante. Creiamoci un cubetto singolo, anzi facciamo un paio di cubetti, ecco. Sono nello spazio di lavoro all'interno di questo cubone. Se io clicco su questi tasti, me li sposta, però quando arriva in cima, mi riparte dal basso, cioè me li fa rispuntare come in una sorta di universo circolare in cui escono i cubetti da una parte e rientrano da sotto. Posto in alto, ecco, e ripassano da sotto. E questo è per andare in alto, questo è per spostarli sull'asse, in questo caso Z, e questo invece, questo è in basso, e questo è l'asse X. Con questo set di pulsanti. Per agevolare la visione posso anche utilizzare il metodo ortogonale. Non c'è più prospettiva. Questo per la progettazione a volte è decisamente migliore, soprattutto di parti meccaniche che hanno bisogno di una certa, o architetture che hanno bisogno di una certa precisione. Altrimenti prospettiva, che è la visione simile a quella umana. Adesso ci sono altri tasti, ma per rotate si può ruotare quello che abbiamo fatto all'interno del nostro spazio di lavoro attraverso un asse, l'altro e quest'altro, oppure si può specchiare subito, ecco, si può invertire variante di posizione. Ci sono tanti altri tipi di flip attraverso l'asse Z, l'asse X, l'asse Y, che poi in alcuni casi può essere utile. C'è un'altra cosa molto importante che trattasi appunto quando andiamo a realizzare delle cose che hanno una simmetria, come un volto, un'auto, un personaggio che ha comunque una metà uguale, più o meno uguale all'altra, si utilizzano gli specchi. Gli specchi sono questi. Appare una specie di
membrana trasparente, di piano trasparente, in cui tutto quello che disegno da un lato me lo fa automaticamente sull'altro e lo faccio vedere subito. Ecco, con lo strumento penna, ecco, ho fatto un cubo, ma me ne ha realizzati due. Questo può essere utile in tante situazioni. Ovviamente si può specchiare in tutte le direzioni, x, y, z, si può anche specchiare simultaneamente in tutte, in quattro, addirittura in quattro piani, cioè se divido in quattro, se attivo tutti e tre i piani e disegno una cosa qui, me la fa in automatico su tutti e quattro, tutti e otto i settori che ho, che stavo realizzando. Proviamo a cambiare colore perché si capisca meglio, ecco. Qui. Questo può essere molto utile se si stanno emulando dei cristalli oppure degli oggetti meccanici e via così. Ci sono altri tipi di visuale che sono questa più semplificata che ha blocchi di colore, suddivide per i colori, ancora più semplice senza niente. Questa è la visione quasi finale del nostro lavoro. Questi sono più o meno gli strumenti basici per la realizzazione del nostro oggetto. Si possono creare anche altri layer e questa parte è già più avanzata, livello 2, facciamolo in italiano, livello numero 2, ecco, questo è un altro livello, si possono creare quanti livelli vogliamo proprio per aggiungere. Questo è il nome che ho dato, scusate, a questo livello. Per aggiungerlo bisogna premere su più e si può creare un livello aggiuntivo. Che serve? Serve perché io se voglio fare un oggetto molto complesso, che non è questo il caso, però se avessi voluto fare un oggetto, ecco, usiamo questo viola che ho usato per la testa Ustur. Questo è un oggetto e l'ho fatto su un altro layer. Posso vedere tutti e due i layer e mi assomma l'oggetto. Può essere utile se stiamo facendo un oggetto che poi si animerà e dovrebbe essere composto da più parti. Così si cancellano i livelli, così si fanno vedere, si evidenziano soltanto i livelli che ci interessano, uno per volta. Questa è la prima parte del tutorial, facciamo solo l'ultima cosa velocissima, salviamo. Ricordiamoci di salvare spesso perché è possibile che dopo un'ora che lavoriamo su un oggetto, il computer va in palla oppure lo stesso software può avere qualche problema. Ogni tanto è stato registrato un problema di chiusura inaspettata, quindi salviamo sempre. Si può salvare così e prende il nome che gli abbiamo messo prima oppure file salva con nome e possiamo scegliere il posto, il nome con cui salvare. Altra cosa molto importante, non c'è soltanto il save as, che è QXM, questo è il file proprietario del software, che si può aprire solo con il software. Si può anche esportare in tante maniere: object, lie, gltf, box, export to marketplace per vendere direttamente l'NFT su internet, su sandbox. Ricordiamoci che l'utilizzo dell'object è quello più comune per essere aperto anche da software di tipo di modellazione 3D anche esterni a questo. Ovviamente si possono creare delle GIF, tante tipologie di oggetti. Una cosa che possiamo fare velocemente è far vedere, tornando alla home, salvando l'oggetto che abbiamo fatto, Animator. Animator è la parte dell'animazione. Possiamo animare delle parti, dei movimenti di un oggetto e poterlo utilizzare. Ecco, questo è un piccolissimo movimento che avevo fatto per testare proprio la possibilità di animare con il metodo di keyframe, ma questo lo tratteremo più avanti. La cosa importante è procedere per gradi. Se vi è piaciuto, vedrete il prossimo tutorial
in cui tratteremo anche della animazione. Grazie.